Questi, insomma, voi, voi che avete tanti anni meno di me, io sono molto contento che questa sera ce ne siano tanti che hanno tanti anni meno di me. Il fardello degli anni, per la verità, è molto lieve quando uno è riuscito nella sua vita a fare, come diceva il vecchio Biagi, io ho fatto una cosa che mi piaceva fare e mi hanno perfino pagato per questo. Meglio di così non potevano. Grazie, fortunata a quel gruppo, se volete, fortunato di esseri umani che ha fatto quello che voleva fare in vita sua e per questo è riuscito anche a ricavarci le ragioni del vivere, insomma, o i mezzi anche del vivere. Voglio anche chiarire subito, per evitare equivoci, io a Londra non è che vado vestito così, non equivochiamo. Questa, il preside ha usato per questo volantino la copertina del mio ultimo libro, che probabilmente troverete lì fuori, a cui faceva riferimento anche la dirigente Alfonso Pocanzi, che è un libro dedicato all'aristocrazia britannica, un viaggio dell'aristocrazia britannica, ma non per non in omaggio ai miei antenati patrizi, di cui mi occupo nel libro, li cito, diciamo, al passato, ma li cito più in questo libro perché rappresentano un pezzettino di Italia che valeva la pena di raccontare. Mi sono occupato, ho scritto quel libro sull'aristocrazia britannica, che è il mio ultimo libro, perché è uno studio su una classe dirigente, cioè come si diventa classe dirigente, che tipo di paese è un paese che può vantare una classe dirigente di durata secolare. Poi tornerò su questo punto un po' più avanti, non vorrei parlare tanto perché mi auguro che ci siano domande e questioni a cui voglio rispondere, però questo punto lo affronterò, diciamo, nella introduzione. Sinteticamente, i libri a cui lei a un certo punto mi ha domandato, Dio ci salvi dagli inglesi o no, un altro ai francesi a Parigi, la mia Parigi, insomma, quella poi Parigi, perché il titolo è Come dolce Parigi o no? Perché, come sapete, a Parigi di solito quelli che non sono di Parigi ci vanno quando sono innamorati, o con la fidanzata, o in viaggio di nozze, o con l'amante. In tutte e tre le circostanze uno è felice e quindi Parigi è dolcissima. Viverci è un po' diverso. Viverci, anche se si è innamorati come sono innamorato io di mia moglie, però viverci è un'altra storia. Ho messo in coda quello no. Il terzo libro della mia serie europea, dedicato al terzo di questi popoli che io meglio conosco, è appunto quello dedicato agli italiani, e gli italiani la sanno lunga, anche qui lo no ci vuole. Perché la mia opinione è che gli italiani non lo sanno affatto lunga. Pretendono, pensano, immaginano. Perché in realtà anche questo libro ha a che fare con uno stereotipo. Sono tre libri che sono dedicati alla, come dire, alla destrutturazione degli stereotipi con cui gli europei si guardano. Perché siamo molto vicini, ma ci conosciamo molto poco. Noi guardiamo agli inglesi e in generale alla cultura anglosassone con molta diffidenza, perché è una cultura che ha messo a fondamento del suo funzionamento quella nozione che appena è stata evocata dal sindaco ha provocato una reazione indignata del microfono, il merito. Cioè, da noi il merito è quasi una parolaccia e quindi anche il microfono reagisce. E quindi anche lì io un po' scherzando ho detto Dio ci salvi dagli inglesi o no? Io penso che non ci debba salvare dagli inglesi, da questo aspetto della cultura anglosassone che è la sfida continua, il fatto di mettersi sempre in gioco, il non dare per garantito nulla in termini nemmeno di diritti. I diritti vanno sempre difesi momento per momento, a seconda però dei doveri e del modo in cui si assolve a quei doveri, perché sennò la parola diritto senza il corrispettivo naturale ed inequivocabile che è il dovere non significa niente. Diventa privilegio e ci conduce a 1.900 miliardi di debito pubblico. Poi ci sono i francesi, diciamo. Io ho scritto questo libro sui francesi, appunto, Come dolce Parigi, per dimostrare che Parigi non è affatto dolce. Però per me Parigi, siccome ci ho passato un anno prima di tornare in Italia a dirigere la radio,
è stato, come dire, quasi un processo di avvicinamento alla mia amata madre patria, di avvicinamento e di riacculturazione, perché ho trovato a Parigi molti dei difetti che avrei ritrovato in Italia. Un paese, noi siamo molto conservatori, e la Francia anche. È buffo questo, perché in generale noi pensiamo, no, che gli inglesi, la regina, l'aristocrazia, il tight, quello si chiama, noi italiani chiamiamo tight, ma insomma in inglese è il morning coat, quello che si mette nelle cerimonie che si tengono di mattino quando si va ad Ascot, in quella circostanza che si mette, no? Non per andare in giro per Londra. Però ecco, visto che parlo di quel vestito, se uno si mette quel vestito e va in giro per Londra, nessuno fa una piega. E uno degli aspetti, come dire, positivi della società anglosassone è il riconoscimento della libertà di ogni individuo di vestirsi come gli pare, o anche di non vestirsi, se ritiene di non vestirsi. Invece quando uno arriva a Parigi o arriva in Italia, la prima cosa che ti chiedono è di dimostrare che tu sei tu. E io trovo questa una cosa insostenibile, insopportabile. Quando arrivo in un albergo francese o italiano, devo mostrare il passaporto per dimostrare che sono proprio Antonio Pebrarica, e se in quel momento non mi va di dire che sono Antonio Pebrarica, io arrivo in Inghilterra, scendo in un albergo, mi presento dal portiere, il quale mi dà le chiavi e mi chiede di firmare una scheda, e io gliela restituisco dicendo che mi chiamo Elisabetta II. Lui mi guarda sorpreso per la barba e non dice una parola, mi dà le chiavi e arrivederci. E c'è il rispetto, come dire, della privacy dell'individuo. Io in quel momento non voglio far sapere che Antonio Pebrarica sta a Ginosa. Perché devo? Perché purtroppo la Francia e l'Italia sono eredi di quello stato napoleonico, intrusivo e impiccione di cui dovremmo cominciare, forse non siamo ancora troppo in ritardo, dovremmo cominciare a liberarci. Però per questo ho cominciato a scrivere, ho scritto un libro su Parigi, che era un po' un avvicinamento all'Italia. E quando sono arrivato in Italia, inevitabilmente ho dovuto scrivere degli italiani partendo da quella che gli stranieri pensano essere la nostra caratteristica principale, la furbizia. Io credo di aver dimostrato in quel libro, cioè la sappiamo lunga, non casualmente l'eroe eponimo dell'Italia del secondo dopoguerra si chiama Giulio Andreotti, no? Poi adesso diciamo come inquisito, non importa. Andreotti è l'uomo che più di io ho molto, diciamo, ammirazione per un uomo certamente eccezionale, fuori dall'ordinario, ma quello che proprio non mi va giù è che potendo scegliere, che so, tra Einaudi e Andreotti, sia Andreotti l'immagine del nostro paese. Non perché non sia intelligente, colto, raffinato, ma perché è l'emblema della furbizia, dell'astuzia, nel senso deteriore. Perché l'astuzia di un paese porta al precipizio. L'idea di saperla lunga, aggirando le leggi, le regole, è molto divertente, perché in quel libro, l'italiano la sanno lungo o no, mi occupo del merito e a un certo punto cito una ricerca della Lewis, compiuta, io ho scritto un libro nel 2008, quindi una ricerca del 2007, cui questa ricerca è un sondaggio che certifica che l'89% degli italiani è fortemente contrario alla raccomandazione. L'82% pensa però che, vabbè, un aiutino da un amico, vabbè, quello va bene, si può fare. Quindi ho fatto fatica a spiegare a una importante stilista italiana che conosco da tanti anni, che mi ha chiamato a Londra, che mi ha detto: tu che vivi da tanto tempo a Londra, sicuramente conosci qualcuno anche alla London School of Economics, alla LSI, che è una delle grandi università di pensiero economico a Londra, cioè, potresti mettere una parola buona per far prendere il figlio di una nostra amica? Ho detto: guarda carissima, io non posso mettere nessuna parola, perché per entrare all'LSI si prende il curriculum di uno studente 16 anni, conta il curriculum e conta il colloquio che si ha con lo studente quando è esaurito. Dopodiché si prende o non si prende. Una volta a Eton, una famosa scuola pubblica, non scuola pubblica, public school, che come sapete è esattamente il contrario, scuola pubblica, scuola privata, ma
public school che si chiama Eton. Questa è una delle cose curiose degli inglesi. In Inghilterra una parola vuol dire sempre il suo contrario, perché in realtà public school è la scuola privatissima, come sapete, però furono fondate in epoca in cui l'istruzione dei nobili era assolutamente privata, era affidata a un istitutore, quindi il fatto di avere una scuola in cui i figli dei nobili andassero, si recassero, uscissero, quella era una public school. Quelle public school che sono oggi le scuole di massimo elitismo, perfino Eton, che fino agli anni 80 riservava il 40% dei suoi posti ai figli degli ex allievi, che naturalmente erano tutti aristocratici, comunque c'è una parte dell'upper class, anche Eton dagli anni 80 riserva agli ex allievi solamente il 25%. E se sono proprio di coccio, come possiamo dire noi per far capire uno che non è proprio brillante, non li prende. Quindi c'è poco da fare, insomma, lì bisogna saltare. Ecco, allora, in questo paese nostro, in cui l'idea che comunque avere un amico, la raccomandazione, il reticolo, ma guardate, non è che questo sia, questo ha una spiegazione, anche una delle ragioni per cui scrissi quel libro, noi siamo sempre stati, siamo stati per lungo tempo della nostra storia nazionale, siamo stati un paese occupato. Le istituzioni che ci governavano non erano le nostre istituzioni, le leggi non erano le nostre leggi, erano quelle degli spagnoli, erano quelle dei francesi, erano quelle degli austriaci, non erano le leggi degli italiani, non erano quelle che gli inglesi chiamano the law of land, la legge della terra, e quindi la legge della nostra. No, erano istituzioni e leggi a noi estranee, spesso e volentieri nemiche, che comunque sentivamo come estranee nemiche, rispetto alle quali noi ci mettevamo in una posizione di antagonismo, e siccome non potevamo sostenere questo antagonismo con la forza, lo sostenevamo con l'astuzia, con la furbizia, con la doppiezza. Non è un caso che l'età barocca sia l'età italiana, l'età della recita, l'età dell'infingimento, è l'età italiana. Ma questo non può più essere vero oggi, non può più essere vero nell'Italia degli italiani. Ed ecco perché, come dire, esaurito il capitolo stereotipi europei, spero di aver dato un piccolo contributo per far capire agli inglesi come sono gli italiani, agli italiani come sono gli inglesi, a tutti e due come sono i francesi, soprattutto per, spero di aver fatto capire a italiani e inglesi che noi battiamo i francesi 10-0 per vino e formaggi, quindi questo diciamo. A parte questa concessione allo sciovinismo enogastronomico, come dire, mi sono dedicato alla, come dire, alla nascita della nazione. Sono contento di essere qui con voi questa sera perché